Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video tornati finalmente sulla Sky Grid e sono in compagnia di Acted, che ovviamente ragazzi non farò parlare nel video perché gli voglio male. Comunque, a parte gli scherzi ragazzi, questo qui è un video davvero molto speciale. Anche oggi non ci sono farm, nulla del genere, però arriveranno nei prossimi video, non vi preoccupate. Questo era finalmente il video di restauro. Come prime persone da ringraziare ragazzi, assolutamente sono Acted ed Ice, che mi hanno aiutato proprio manualmente alla ricostruzione di tutto questo ben di Dio. Ovviamente è ancora poco, raga, però dateci tempo e faremo di più. È per questo che non ho fatto molti video, perché avevo intenzione di recuperare subito la base per poi poter fare delle farming, eccetera, delle belle farm. Detto questo, ragazzi, andiamo a leggere il commento del giorno, che dopo tanto tempo che non lo facevo. Vi ricordo, ragazzi, che per essere nominati dovete scrivere dei commenti utili come ha fatto questo ragazzo. Christian Dag mi scrive: Luke, non hanno resettato. Purtroppo non hai fatto l'accesso per più di 2 settimane e si è automaticamente cancellato il claim. Spero di esserti stato d'aiuto. Comunque fai off camera la base e ti porti avanti con le farm nei video. Bella Luke, ah, dimenticavo, se ti serve una mano chiedimelo in game. Mi chiamo XX Christian XX. Christian, grazie davvero soprattutto perché mi hai chiarito cosa è successo. Quindi non è che hanno resettato ragazzi il claim, bensì se rimango disattivo, AFK, quello che volete per 2 settimane, si auto-elimina il claim. Quindi grazie mille Christian, la mano alla fine non è servita che me l'hai data, però grazie comunque. Ragazzi, detto questo, devo passare ad una lista di ben 8 persone che, specialmente loro, oltre a Act the Ice, mi hanno aiutato davvero tanto per ricostruire l'isola. E ragazzi, i numeri che vi sto per dire sono davvero tanti. E prima di annunciarvi quelli, vi faccio vedere delle cose, così capite quanto mi hanno aiutato. Guardate qui, guardate qui. Corazza, Bedrock, 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 Obsidian e tutte queste robe belle. Inoltre, Kit Obsidian ce l'ho anche nella Ender Chest, che adesso non vi faccio vedere. Ragazzi, inoltre guardate quanti soldi ho, 35 milioni. Ma detto questo, andiamo avanti e vi dico i nomi di tutte le persone che verranno messe qui, ragazzi, in questo monumento che penso cambierò anche forma, diciamo, per farlo un po' più spettacolare, che sono i finanziatori della base, perché hanno finanziato proprio la ricostruzione. Quindi, elenchiamo questi nomi. Il primo è Alex, con tante E, che mi ha dato uno stack di Soul Sand. Quindi grazie mille Alex, anche se ragazzi, vi ho già ringraziato su Minecraft, vi ringrazio anche in video perché è il minimo che possa fare. Il secondo è Marty20.000, che mi ha dato 20 stack di Netherworld. Raga, calcolando che ero partito da zero è tantissimo. Più un inventario di Soul Sand, tantissimo anche questo, più un intero kit obsidian e il piccone Bedrock. Quindi ragazzi, si parla di grandi cose. Poi il terzo è un codice fiscale praticamente, 4 Aurelio. Penso, non so come si... Aurelio penso che sia la fine. Comunque tutti i numeri belli infilati in qualsiasi modo, che mi ha dato 1 milione, raga. Adesso vedete 35 milioni e dite vabbè Luke, ma che so. Fidatevi, 1 milione quando avevo già zero era tantissimo. Un altro è stato Ale Creeper, che mi ha dato kit obsidian, l'intero kit. E ragazzi, alcuni me li sono rivenduti, non li prendete a male, però per ricostruire, per piazzare terra e migliorare anche la farm al piano di sotto ho dovuto venderli. Però comunque calcolate che avete finanziato la base. Il quinto è Vincenzo 1, che mi ha dato uova. Oddio, che rumore ambizioso. Uova e roba di vari VIP, quindi grazie mille. E prima di proseguire con gli altri 3 nomi, raga, facciamo salutare YouTube, perché mi stavo dimenticando come nello scorso video. Ok, vediamo in quanti saluteranno, magari molti non ci cagheranno, vabbè raga, si può anche capire. Comunque, ovviamente ci sono le solite battute, ciao Yobor, c'è gente che mi saluta, ciao a tutti. E andiamo con il sesto, che ha aiutato molto, molto, raga, a finanziare. Che mi ha dato armatura gold e lapis, che è Matte87, ma un ragazzo che davvero mi ha dato tanto, forse quello che mi ha dato di più, e non si scherza, è Velox88. Ebbene sì ragazzi, Velox, molti lo conosceranno perché se non sbaglio è VIP Bedrock, non vorrei sbagliarmi, che mi ha dato full kit Bedrock e Obsidian. Inoltre mi ha fatto farmare nella sua farm, quindi grazie mille, ha fatto tipo 100 blaze, più 10 milioni e altra roba varia, raga. Quindi davvero mi ha dato un bordello di roba. Io vi devo ringraziare uno a uno, come giusto che sia. L'ultimo e l'ottavo che mi ha aiutato è Checkapoo, che mi ha dato 1000 d'oro
Ekith, Lapis, Gold, un po' di tutto. E raga, vi ripeto ancora una volta, grazie mille per il supporto. Non mi aspettavo che molti di voi mi sostenessero in questo modo ed è stato davvero bello. Uno tra i primi è stato Alex che, nonostante mi abbia dato poco confronto agli altri, ossia uno stack di Soulsand, lo ringrazio davvero tanto perché è stato il primo, diciamo tra virgolette, a venirmi incontro. Adesso non pensate a male, raga. Comunque, per i prossimi video cosa si prospetta? Una farm di zucca, ragazzi, semi-automatica. Una farm di meloni semi-automatica. Poi vedremo anche per le torte, il fatto di polli, eccetera, eccetera. Adesso, ragazzi, ci dobbiamo un po' riorganizzare. Abbiamo fatto il magazzino. Eccolo qui. Ah, un'altra cosa, raga. Molti di voi sono stati tippati durante la ristrutturazione perché giustamente dice Luke, io finanzio, ma voglio anche vedere, giustamente. Quindi qualcuno è stato qui, ma adesso, ragazzi, non tipperò più nessuno. Non la prendete a male, ma siccome mi pare brutto, diciamo così, mettere i blocchi sopra le chest, non voglio tippare nessuno per evitare che qualcuno rubi, anche se con le persone che ho tippato non ho avuto problemi. Inoltre ho ricostruito anche questa qua The Blaze, ragazzi, l'ho modificata giusto un pochettino meglio e spero che vi piaccia da più. Detto questo, ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. In tal caso lasciate like, dai prossimi, prometto, si inizierà con le farm e tutt'altro. È finito il momento crisi, distruzione, quindi adesso si parte a mille. Like, commento, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi!